Ben ritrovati, nuovo appuntamento con 7 in punto anche per questo sabato 25 febbraio. Cominciamo con i temi della politica, ma lo facciamo attraverso occhi puri, chiamiamoli così, di una persona giovane, una persona che si impegna in politica e che è venuta a parlarci questa mattina, le ne siamo molto grati, di un, non un fenomeno, un movimento, un partito vero e proprio che si è formato recentemente e di cui lei fa parte. Dunque andiamo ad introdurre Silvia Carpanese, che è il vice coordinatore provinciale di Direzione Italia. Buona mattinata a lei. Buonasera a lei. Grazie di essere con noi, Silvia Carpanese. Noi parlavamo di giovani, lei è giovane. Che cosa cerca oggi un giovane nella politica? Un giovane nella politica cerca di dare il proprio contributo per migliorare alcuni aspetti della politica. E naturalmente, se mi verrà data la possibilità dal nuovo partito politico che si è formato, di cui faccio parte, di cui sono vice coordinatore cittadino, Direzione Italia, sicuramente di puntare a un recupero dei giovani nel mondo del lavoro e anche un recupero dei giovani per un ruolo significativo nella società e anche all'interno della politica, per portare proprio nuove idee, ma anche metodi innovativi che riguardino soprattutto una democrazia partecipata, dove la società civile deve entrare a pieno titolo per quanto riguarda il supporto, ma anche la proposta proprio politica. Per cui ripartire dai territori, ripartire dalle persone e soprattutto dalle esigenze e dalla volontà anche dei cittadini, che spesso sembra essere molto distante dalla politica, o meglio direi, ultimamente le istituzioni si sono dimostrate molto lontane dalle esigenze reali e dalle problematiche dei cittadini. Silvia Carpanese, abbiamo già esordito con una gaffe, è dunque vice coordinatore cittadino per quanto riguarda Padova e per quanto riguarda Direzione Italia. Direzione Italia fa riferimento come leader a Raffaele Fitto, lo ricorderete nelle fila di Forza Italia, e ringraziamo Silvia Carpanese perché è qui con noi questa mattina, visto che tra pochissimo alle 10 c'è un importante appuntamento al Gran Teatro Geox di Padova, proprio che riguarda Direzione Italia. Di cosa si tratta? Questo appuntamento è un appuntamento davvero significativo. Il nostro leader Raffaele Fitto, appunto, seguendo la logica di una politica che parte dai territori, attraverserà tutta l'Italia con delle assemblee specifiche. Anche noi in Veneto domani avremo la prima assemblea regionale dove verranno presentati tutti i coordinatori provinciali e le linee programmatiche del nostro partito a livello nazionale, ma anche calato a livello veneto, con delle linee programmatiche ben precise, di cui dopo, se mi darà la possibilità, magari andremo insieme a discuterne. Tutte queste assemblee sono indirizzate sostanzialmente a giugno, a quello che sarà il nostro primo congresso nazionale. Raffaele Fitto punta alle primarie e la nostra intenzione è quello appunto di andare ad individuare un leader che sia un leader condiviso prima di tutto dagli elettori, dai cittadini e poi anche da quella che verrà eventualmente a formarsi come coalizione di maggioranza o come nuova coalizione. Il partito di Raffaele Fitto infatti è un partito alternativo alla sinistra e al centro-sinistra, si richiama al liberalismo anglosassone. Ha un'impostazione però, potrei dire, verso un principio di sussidiarietà e di solidarietà sociale, quindi non per un capitalismo spinto, ma per un capitalismo rivisto nel senso più nobile del termine liberale. Quindi questa sarà l'intenzione con cui anche si apriranno i lavori congressuali. Naturalmente domani è un appuntamento significativo, sono state invitate anche le altre forze politiche di centrodestra perché nel nostro interesse è quello di condividere la nostra azione attraverso delle linee di programma che sono già state approvate e discusse all'interno del partito ancora a novembre con la Convenzione Blu. Ma vorremmo che queste linee potessero essere anche motivo di apertura e di confronto con le altre forze politiche di centrodestra. Sì, diciamo che questo è un po' il punto cruciale. Certo. Voi cercate, sì, grazie intanto il nostro regista Andrea Vernier sta proprio proponendo le immagini di questi incontri che sono itineranti per l'Italia, no? Di Direzione Certo. Italia. Approdano dunque a Padova proprio questa mattina. Il discorso della unità
nel centrodestra. È tanto più significativo in un panorama come quello padovano, che ha visto proprio la disgregazione del centrodestra per quanto avvenuto all'amministrazione comunale capeggiata dal sindaco Bitonci, no? Indubbiamente. Sicuramente il nostro tentativo è quello di rilanciare un nuovo centrodestra. Sì. Naturalmente, lo dico subito, la nostra intenzione è quella di andare a supportare il sindaco uscente, Massimo Bitonci. Tuttavia ci distingueremo con una nostra lista, con dei nostri candidati e un programma specifico di Direzione Italia per la città di Padova. Questo programma riguarderà in specifico il lavoro giovanile, la sicurezza dei cittadini, una politica più attenta relativa anche al problema dell'immigrazione, visto che il nostro partito a livello europeo ha proposto delle riforme molto interessanti riguardo a questo tema, e poi un altro aspetto specifico riguarderà soprattutto per la nostra città le attività di sviluppo, le attività produttive legate anche eventualmente a una nuova riqualificazione del polo fieristico, oltre che tutte le dinamiche abbastanza complesse, e ci vorrebbe del tempo molto lungo, che riguardano il nuovo ospedale, che è comunque una realtà fondamentale per la nostra città, perché oltre a raccogliere l'eccellenza della ricerca scientifica è anche motivo di sviluppo e di nuovo indotto. No, diciamo, a noi fa piacere sentire che lei non ha parlato solo di ospedale, ma ha anteposto la questione del polo fieristico, che secondo noi è stato un altro grave smacco per questa città, insomma. Cioè, le rassegne che sono state, diciamo così, sottratte da qualche altro polo fieristico hanno in qualche modo degradato il ruolo, che un tempo era anche un ruolo importante dell'ente fieristico padovano, ai minimi termini. Ormai la fiera di Padova, diciamo che non è più quella bella realtà di 15-20 anni fa. Infatti, direttore, guardi, sinceramente purtroppo Verona ci aveva strappato tempo addietro, lei lo sa, questa grande opportunità, e naturalmente ci auguriamo di riprendere alcune fiere anche importanti, sì, come le fiere d'arte, le fiere automobilistiche, quelle del turismo solidale e anche altri aspetti che riguardano prevalentemente il settore primario, come le fiere sull'agricoltura e anche sull'edilizia residenziale, che un tempo erano state motivo di richiamo in città di personalità, flussi finanziari senza ombra di dubbio, e quindi anche un potenziamento poi dell'attività collegata alla fiera. Quindi ci auguriamo di poter riprendere questo punto nevralgico all'interno di un nuovo programma per Padova. Poi tenevo a precisare anche un aspetto per quanto riguarda la sicurezza, a fronte anche dell'ultimo colloquio intercorso tra il nuovo prefetto e tutti i sindaci del territorio provinciale. Naturalmente Padova in questa fase è commissariata, quindi ha partecipato il commissario per la città di Padova, nella direzione di un'apertura a queste nuove persone profughe che ogni città dovrebbe accogliere, con un contributo che lo Stato ha rilanciato di circa 500 euro per l'accoglienza di queste persone. Padova potrà accogliere un numero molto esiguo con questo tipo di impostazione, così come è stata data dalle prefetture, in modo particolare dalla prefettura di Padova, in un numero di circa 36 persone. Direzione Italia non è contraria all'integrazione, tuttavia non deve essere un'integrazione di tipo irregolare, su questo ci dobbiamo capire. Cioè deve essere un'integrazione che sia possibile, nel senso di garantire la permanenza solo di quelle persone che sono in grado di poter lavorare, che hanno o un permesso di soggiorno o è stata già riconosciuta una cittadinanza nei limiti previsti dalla legge e nel rispetto della legge. Infatti a livello europeo, qui tengo a precisarlo, Direzione Italia ha fatto una proposta molto interessante, sì, di costituire un'agenzia di controllo delle frontiere sia in Italia che in Europa, attraverso uno scambio tra le varie banche dati europee informative. Infatti lo slogan che abbiamo portato avanti è stato quello proprio: fermare le navi per fermare le morti, quindi contro la tratta di esseri umani, sicuramente però attraverso una politica molto più precisa del controllo delle frontiere, quindi una riduzione di fatto dei flussi migratori così imponente. E
ci dovrebbe essere un tavolo di trattative di concerto tra i vari stati per individuare anche una politica estera comune che è fondamentale per rallentare e controllare i flussi migratori indiscriminati. Sì. E anche però una politica di sicurezza comune che, come sappiamo, in Europa manca, nonostante se ne siano discusse vari aspetti nei trattati. Si tratta anche di rivedere probabilmente i trattati in un'ottica di questo tipo. Quindi Direzione Italia è molto attenta a questa problematica. Oltre che a livello nazionale ha un altro aspetto significativo, che è quello delle tasse e del fisco, perché ultimamente siamo veramente sopraffatti da uno Stato vessatore, e anche qui Direzione Italia ha posto in essere tutta una serie di proposte significative in questo senso. No, sono proposte interessanti. Per esempio, l'Agenzia di Controllo delle Frontiere per il fenomeno immigrazione può essere un provvedimento anche utile, solo che dal punto di vista delle politiche, insomma, bisogna tenere conto che ogni paese ha la propria legislazione, insomma, cioè si va incontro a delle difficoltà che non sono indifferenti. Indubbiamente. Cioè, sedersi attorno a un tavolo tutti quanti, ormai sono veramente tanti, non è semplice, ma soprattutto quei paesi dove il fenomeno immigrazione è particolarmente significativo, parliamo di tutta l'area mediterranea e dell'Europa centrale. Comunque potrebbe essere, come dire, un primo passo per arrivare ad una politica che finalmente riesca ad affrontare anche quei paesi da cui queste persone provengono. Insomma, stiamo parlando anche all'indomani dell'arrivo di 600 nuovi profughi, certo, e purtroppo anche all'indomani di 60-70 profughi che non ce l'hanno fatta e i cui corpi sono stati ripescati in mare. Cioè, ci sono veramente tanti aspetti molto articolati e complessi. Poi tengo a fare anche una distinzione tra profughi e immigrati economici, perché la nostra battaglia è stata sia a livello nazionale che a livello europeo su questa differenza sostanziale, sia dal punto di vista legislativo sia dal punto di vista reale del mercato del lavoro. Sì. Non dimentichiamoci ad esempio la Germania all'epoca, quando fece entrare i curdi sulla base appunto di un controllo della quantità e del tipo di attività che questa popolazione poteva effettivamente svolgere, proprio all'insegna di una integrazione opportuna e corretta e non casuale. Tuttavia, a livello nazionale non esiste ancora una strategia per il contenimento dei flussi, come lei diceva, direttore, dall'Africa, che sono quelli che attanagliano di più l'Italia in questo momento, che funge di fatto da cuscinetto per gli altri paesi europei. Certo. Sì, beh, insomma, lo precisiamo noi, ma è un dato di fatto. L'Italia è sempre stato un paese di accoglienza, sempre stato un paese, insomma, gli stranieri ci sono sempre stati, certo, nel nostro paese. È logico che in questi ultimi 25-30 anni il fenomeno ha assunto delle proporzioni che non sono state più gestibili. Comunque mi permetta, anche a Padova è fondamentale comunque potenziare il servizio di intelligence e soprattutto potenziare il controllo del territorio oltre che quello dell'ordine pubblico, attraverso un potenziamento effettivo non solo del controllo in senso stretto, ma anche delle funzioni esercitate dalle forze dell'ordine. Perché comunque altri aspetti rilevanti, ahimè, nella nostra città, e continuano ad esserlo, sono legati fondamentalmente alla mafia cinese, quindi alle contraffazioni dei prodotti e alle vendite indiscriminate di questi prodotti, e anche allo spaccio commerciale, no? Sì, e danno commerciale, e anche allo spaccio poi reale, molto presente, ahimè, ancora in città. Quindi ci sono delle attività da svolgere molto puntuali e molto delicate, anche se c'è stato un netto di miglioramento, sì, con l'amministrazione precedente in questo senso, e bisogna saperlo riconoscere. Sì, certo, che purtroppo lei vede un fenomeno come poteva essere Vianelli, certo, è stato in qualche modo combattuto e debellato, solo che purtroppo tutta la criminalità di Vianelli si è trasferita in centro a Padova. Insomma, sono dei fenomeni che richiedono un tipo di gestione che è appunto complessa, perché Padova è una piazza molto appetita, Padova è una piazza, insomma, importante, in cui sappiamo che la criminalità affonda le sue fauci e i propri artigli, più che fauci, e in maniera, insomma, molto molto piacevole, perché insomma è un terreno fertile anche per la criminalità. Adesso non dico che sia una terra di delinquenti, ma voglio dire, Padova è una realtà
piccola provinciale che però ha delle problematiche metropolitane. Certo, quindi, indubbiamente. Insomma... E poi di contro, paradossalmente, oltre a questo fenomeno che nella nostra città è evidente e si sente in maniera significativa, c'è di contro dall'altra parte la questione anche della crisi economica che purtroppo ha toccato molte famiglie, perché ben quasi 15.000 persone a Padova vivono alla soglia della povertà. Quindi c'è anche una problematica che vorremmo noi di Direzione Italia un po' alla volta affrontare, che è quella proprio della soglia delle povertà e soprattutto andare a rivedere a livello comunale anche la famosa gestione della lista delle case ATER, il modo in cui molte volte queste abitazioni sono state concesse. E anche il fatto che molti anziani hanno una pensione veramente bassissima di circa 300 euro, alcuni non hanno un tetto, altri vivono in condizioni molto precarie. Quindi c'è anche questo problema sicuramente significativo da affrontare. E la popolazione sta sempre più invecchiando. C'è un invecchiamento progressivo della popolazione, però di contro c'è anche un allungamento medio della vita. E qui si aprirebbe un altro problema a livello nazionale che sempre Direzione Italia devo dire, ha affrontato con molta precisione, che è quello anche della riforma del welfare e delle pensioni. È un altro tema significativo e molto articolato che potremmo anche a un momento magari approfondire, ma richiederebbe un tempo abbastanza lungo. Sì, anche perché è uno dei classici argomenti chi tocca muore in Italia, insomma, no? Quando si va ad affrontare quelle questioni, insomma. Però tengo anche a precisare un altro aspetto, mi scusi direttore. Si punta sempre sulla riforma del welfare e delle pensioni. In Italia welfare e pensioni rientrano in un unico calderone e l'ideale sarebbe raggiungere la distinzione tra questi due, diciamo così, grandi casse, posso dire, due, e andare a gestire in maniera completamente differente questo aspetto. Tuttavia mi preme sottolineare, da giovane, perché sento fortemente questo problema, anche perché vivo a contatto con la mia generazione e la generazione più giovane. Spesso in Italia si dimentica che il problema delle pensioni è garantito da una revisione attenta delle politiche del lavoro giovanile, attraverso un processo di riqualificazione lavorativa, quindi un rapporto più stretto tra formazione, quindi scuola, università e mondo del lavoro, che è stato dimenticato o trascurato in questi ultimi anni, e anche un altro aspetto rilevante è la progressiva stabilizzazione delle persone, perché non dimentichiamo che quando un giovane ha un lavoro sicuro può investire in un acquisto di una casa, può iniziare a costruire una famiglia, produce reddito e il reddito garantisce il pagamento delle pensioni degli anziani o delle persone delle generazioni ante la nostra. Quindi la riforma delle pensioni, secondo me, deve andare di pari passo con la riforma del lavoro. È già un primo passo quello che ha fatto il governo ultimamente col decreto Madia, ma ancora molto si dovrà fare. E Direzione Italia punta proprio in questa direzione. Tanto è vero che all'interno del partito sono entrati nuovi giovani, nuovi professionisti con nuove idee. Molte di queste idee, anche su tasse e fisco, sono state date proprio dai giovani e proposte nei nostri dibattiti per le regioni. No, insomma, ci faceva pensare a proposito di quello che è stato prospettato con il decreto Madia a proposito della pubblica amministrazione. I risultati si sono visti immediatamente, come in Italia sottolineare. Basta che tu vada a toccare in maniera pertinente un argomento, subito questo argomento si esprime ed esplode in tutta la sua gravità. Comunque, insomma, sono argomenti molto interessanti quelli di cui sta parlando Silvia Carpanese, vi ricordiamo, vice coordinatore cittadino di Padova di Direzione Italia. Noi ci fermiamo un qualche istante per alcuni suggerimenti commerciali, rimanete con noi perché parliamo di Direzione Italia e parliamo soprattutto anche di questo delicato momento politico attraverso gli occhi e il pensiero di una giovane. A tra poco. Grazie. Secondo momento di Sette in Punto, anche in questa giornata di sabato, proprio a poche ore, ormai insomma 2 ore e mezzo circa, a questa assemblea
di Direzione Italia, lo ricordiamo, questo partito che è inquadrato nell'area del centrodestra, che fa riferimento a Raffaele Fitto e che a Padova fa riferimento tra gli altri a Silvia Carpanese, che è il vice coordinatore cittadino di questo partito e che è con noi questa mattina e che ci ha fatto un grande favore a venirci a trovare prima di allontanarsi di fretta verso il Gran Teatro Geox, dove ci sarà questa importante assemblea. Parliamo della lista di Direzione Italia per Padova, perché ricordiamo ovviamente siamo in un anno fatidico, quello delle amministrative, di una Padova che è senza governo cittadino, è da ottobre praticamente, certo, che esiste questo tipo di situazione. Poi abbiamo avuto anche commissari prefettizi che se ne sono andati, insomma una situazione un po' incresciosa. Se vogliamo parlare di lista, ci sono tanti giovani, ci sono delle vecchie volpi, com'è articolata? Sicuramente sarà una lista che raccoglierà al suo interno diversi professionisti e anche giovani. Verrà dato uno spazio significativo anche alle donne, ecco, per la famosa preferenza di genere, anche se a me piace precisare che non amo molto le quote rosa, perché ritengo che gli spazi debbano essere riconosciuti in egual modo sia alle figure maschili che alle figure femminili, perché insieme si può costruire veramente qualcosa di buono. Tuttavia, anche perché bisogna dire spazio azzurro oltre che spazio rosa. Esattamente, tuttavia la preferenza di genere viene espressa a livello proprio legislativo e quindi verrà tenuto conto anche nella formulazione della nostra lista. Tengo a precisare che il nostro coordinatore cittadino, che si è molto adoperato con me per lavorare su Padova, è Roberto Cruciato e sarà il nostro candidato ed andremo a sostenere tutti insieme la sua persona e a formalizzare tra pochi giorni la lista. Il coordinatore regionale è il dottor Padrin, e appunto domani sarà presente a dichiarare quelle che saranno le nostre linee programmatiche sulla Regione Veneto e anche su Padova. Io ho messo a disposizione naturalmente la mia buona volontà e il mio tempo per raggiungere insieme questo obiettivo. Naturalmente ribadisco, la nostra posizione è nel centrodestra, a sostegno del sindaco che si proporrà per il centrodestra, Massimo Bitonci. Tuttavia avremo un nostro programma ben preciso e ci distingueremo con la nostra azione in città, mai naturalmente con la sinistra. Riprendo uno slogan molto caro al nostro leader Raffaele Fitto: un partito alternativo alla sinistra oltre la rabbia. Perché a noi non interessano gli urli e non vogliamo impostare la nostra campagna elettorale sull'urlo, ma sui contenuti, e ci confronteremo su alcuni punti, su un programma che comunque vorremmo condividere anche con le altre forze di centrodestra, se ce ne verrà data la possibilità. Questa è la nostra apertura ed è il nostro intento. Senta, la politica inevitabilmente è un luogo, un ambito di personalismi, però abbiamo visto che i personalismi, insomma, non hanno fatto molto bene anche alla storia stessa della città di Padova per quello che è successo con l'ultima amministrazione. Allora forse anche il messaggio che lei come giovane e voi tutti i giovani della lista potreste lanciare è proprio, cioè, guardare anche al bene della città, certo, al bene del paese, insomma, ma farlo nel vero senso della parola, perché poi sembra quasi che la logica della politica venga individuata solo in determinati termini senza pensare a quello che è l'originario scopo della politica, insomma, quello di gestire la res pubblica, per cui insomma di servire la comunità. Lei giustamente diceva il cittadino è sempre più lontano dalla politica, ma è sempre più lontano dall'istituzione, cioè proprio il cittadino, il popolo non esiste praticamente più. No, anche perché non viene ascoltato, no. Quindi noi vorremmo iniziare, e io in primis mi sto già impegnando, a raccogliere proprio le opinioni affinché diventino programma delle associazioni, dal volontariato alle associazioni spontanee di liberi cittadini, che esistono anche quelle, alle associazioni dei commercianti e delle attività produttive, per riuscire a stilare un programma che tenga conto dei reali bisogni. Ad esempio Padova, ho citato prima alcune problematiche, ne introduco un'altra che sta molto a cuore a me in particolare, ma anche alla Direzione Italia, che è la riqualificazione della città, che è una riqualificazione che passa attraverso anche l'ambiente. E quindi tutto quello che riguarda i beni monumentali, i beni naturali, l'arredo urbano, una revisione del piano urbanistico, senza dimenticare però
quello che avevo citato prima, che fa anche questo parte di un alto livello di considerazione dell'ambiente, che è anche qualità della vita, sì, secondo quel principio di solidarietà e di sussidiarietà che citavo prima, non dimenticando le sacche deboli della nostra città, che pur ci sono, nonostante Padova sia la seconda città per benessere e ricchezza, con il reddito medio pro capite più elevato dopo Treviso. Un tempo eravamo i primi, adesso siamo passati in seconda battuta. Tuttavia non possiamo chiudere gli occhi di fronte a queste realtà. Ma io non vorrei che queste rimanessero solo parole al vento, ma che fossero delle azioni concrete e mirate. Ad esempio, rivedere anche le politiche della casa, un abbassamento dei, ad esempio, del sistema di tassazione molto alto nella nostra città per chi possiede una casa, per chi ha anche degli affitti, andare a rivedere anche le politiche delle aliquote, calmierarle sulle esigenze dei dati statistici, demografici, sociali della nostra città. È un lavoro da fare ed è un lavoro fondamentale. Non le nascondo che Direzione Italia, anche per quel discorso che le facevo prima sulla nuova revisione del sistema fiscale, sì, delle tasse, aveva previsto in 2 anni il dimezzamento dell'IRAP, ad esempio attraverso l'eliminazione della tassa sugli immobili per le imprese, sui capannoni, oppure in relazione alle persone andare a rivedere le aliquote IRPEF sia per le attività professionali, sì, ma anche semplicemente a livello di reddito familiare, e poi di abbassare l'IVA di 2 punti, e abbiamo proposto ed è stata approvata l'abolizione dell'imposta di registro. Cioè anche questo dovrebbe essere applicato nella nostra città. Cioè ci sono degli strumenti legislativi e fiscali che ci permettono di intervenire per una politica più equa e più vicina al cittadino. Insomma, proponete una rivoluzione vera e propria, che poi una rivoluzione sarebbe riportare le cose nel loro naturale essere. Nel loro alveo. Solo che ci vogliono persone di buona volontà e che rappresentino veramente i cittadini. Sì. Noi alla fine siamo cittadini che vogliamo dare il nostro contributo per fare qualcosa di buono, sì, per la res pubblica. Poi durante il percorso si possono commettere degli errori, degli sbagli, però non vorrei venisse mai meno questa idealità che deve contraddistinguere una politica che ormai è passata dall'altra parte. Ormai è arrivato il momento di recuperare un senso più elevato della politica tramite la società civile. Sì, anche perché, insomma, per dircelo in termini molto spicci, piuttosto che un Twitter, al cittadino interessa che la strada fuori di casa non abbia tutte buche, che quando esce con la macchina gli danneggia una scocca, oppure quando va in bicicletta rischia di cadere. Che ci siano strade anche pulite, perché sì, ultimamente Padova è stata molto trascurata, molto, forse per questi continui appalti, cooperative, a cui sono stati affidati anche i lavori pubblici, la pulizia delle strade da parte di APS. In questi anni sono stati fatti appalti e subappalti in modo un po' improprio, mi permetto di dirlo. Diciamo un eufemismo. Si tratta di riordinare anche un po' le attività delle municipalizzate, sì, per garantire anche un maggior servizio e una maggiore efficienza. E anche qui si vanno a disturbare, diciamo, delle situazioni, insomma, li chiamano i poltronifici, queste aziende pubbliche, insomma, che diventassero più delle aziende di servizio e meno delle opportunità, diciamo, di occupare dei posti di comando. Che sì, poi, insomma, sa cosa penso? Per riuscire a rivedere in questo senso, come lei giustamente ben evidenzia, direttore, bisogna partire anche dalla revisione di una nuova politica degli acquisti dei servizi nella pubblica amministrazione, per quanto riguarda anche la gestione delle eventuali gare, ma soprattutto prevedere un unico sportello e un unico centro di coordinamento per la standardizzazione dei servizi e dei costi. Quindi è qualcosa forse più a livello nazionale, ma anche a livello locale la regione può mettere mano, e ci sta mettendo mano nel settore sanitario, alla standardizzazione, ai costi standard in sanità. Sì, infatti sono uno dei sempre dei grandi obiettivi, certo, del presidente Zaia, ma quello dei costi standard, anche perché si evidenzia chi lavora bene e chi non lavora bene, insomma, i costi standard. Vediamo adesso, perché purtroppo il tempo a nostra disposizione purtroppo è scaduto. Dovevamo anche parlare delle primarie con Silvia Carpanese, ma diciamo, speriamo di avere l'occasione di incontrarci ancora, certo,
nell'ambito della campagna elettorale, perché ovviamente fine maggio, primi di giugno dovrebbe essere quella la data, sì, più o meno in cui si andrà a votare per le amministrative a Padova. Ricordiamo anche in Veneto che ci sono altri due capoluoghi di provincia che vanno al voto, che sono Belluno e Verona. Verona. Altre piazze importanti, magari anche a proposito di queste, Direzione Italia dirà la sua, insomma, anche in queste realtà molto significative. Noi ringraziamo Silvia Carpanese, le facciamo il migliore in bocca al lupo. Crepi il lupo. Non è superstizioso, per cui lo accetta il nostro, certo, il nostro augurio. E buon lavoro soprattutto, e ci sarà parecchio da fare, crediamo. Indubbiamente. Vi ricordiamo tra pochissimo al Gran Teatro Geox l'assemblea, tra pochissimo proprio alle 10, l'assemblea di Direzione Italia, con la partecipazione tra gli altri del fondatore Raffaele Fitto e tra gli altri di Silvia Carpanese. Buona giornata, grazie, buon fine settimana. Grazie a lei, direttore. Grazie alla nostra ospite, a voi per averci seguito. Vi ricordiamo gli appuntamenti alle 12.30, due chiacchiere in cucina, poi alle 12, meglio, c'è l'appuntamento, il primo, in diretta con TG7 Nord-Est. Buon fine settimana e arrivederci.